E si discute anche dell'attendibilità del meteo. Con la nostra inviata Sandra Cecchi siamo entrati nel centro dell'aeronautica militare che si occupa delle previsioni per vedere come funziona. È qui al Centro Operativo Nazionale dell'Aeronautica Militare di Pratica di Mare che affluiscono tutti i dati dalle stazioni di rilevamento sparse sul territorio nazionale. Quello che arriva dalla rete di stazioni del servizio meteorologico va al Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine, che è a Reading. Lì viene fatto girare il modello previsionale che noi utilizziamo sia direttamente sia come base per far girare i nostri modelli di previsione. Dunque anche le previsioni destinate alla protezione civile, sulla base delle quali vengono poi diramate le allerte, escono da qui dopo essere state elaborate a Reading ad un'ora da Londra. E in questi giorni ci si chiede come sia stato possibile che il nubifragio di Livorno abbia fatto più vittime di quelle causate in tutta la Florida dall'uragano Irma. È una questione di previsioni o di allerta e di allarme non dato? La possibilità di prevedere l'insorgere, lo sviluppo e l'area dove poi insisterà il temporale è dell'ordine delle 1-2 ore, non di più.